so you can get in. And don't mind the time, forget all that's been. Ciao a tutti, ben ritrovati nell'allevamento di Dario Capogrosso a Sarezzano. Andiamo a vedere, andiamo a scoprire di cosa parleremo oggi. That leads to our house, climb the stairs to the roof, lay flat on your back. Nella scorsa puntata abbiamo visto come il pastore maremmano abruzzese si presti ad essere un buon cane da guardia, ma quali sono precisamente le sue caratteristiche? Lo vediamo oggi insieme a Dario. Sì, infatti, certo Jenny, infatti abbiamo ricevuto tante richieste per chiarire questi argomenti. Mi chiedono perché, ma come, ma può essere, ma non può essere, ma chi è, ma il mio può essere un cane da guardia. E vediamo oggi appunto quello che elenco, cerco un attimino di essere più chiaro su quello che intendevo dire nella scorsa puntata. Allora, il cane da guardia in qualche punto fondamentale del suo carattere. Gli 8 punti del cane da guardia. Gli 8 punti del cane da guardia, come dicevo la scorsa puntata, sono assolutamente questi. Il cane deve essere assolutamente affidabile, il cane deve essere coraggioso, rustico, deve avere una buona ritualizzazione, deve essere diffidente, deve essere aggressivo, deve essere equilibrato e deve avere una piccola dose di combattività. Quindi chiariamo meglio questi punti. Il cane quindi deve essere affidabile, perché non vorremmo mai che un cane possa mettere il nostro cane a repentaglio la sicurezza di noi e dei nostri familiari, la nostra sicurezza quotidiana, che noi cerchiamo un cane che ce la riconsegni questa sicurezza. Il cane deve essere coraggioso, perché un cane deve avere il coraggio di affrontare senza timori le situazioni più disparate, con raziocinio e con indipendenza. Il cane deve essere rustico, perché un buon cane a guardia non può sicuramente permettersi di aver freddo, di tremare e di rintanarsi nella propria cuccia. Quindi deve essere un cane forte, pronto sempre a difendere la proprietà sia all'interno che all'esterno. Il cane poi deve essere sicuramente un buon ritualizzatore, deve ritualizzare, deve ringhiare, deve abbaiare. Sono tutti i modi che il cane ha per comunicarci il suo eventuale malcontento. Ecco perché è veramente difficile che un cane da pastore attacchi senza avvisare. Il cane, dicevamo, Jenny, deve essere anche diffidente, perché deve essere diffidente nei confronti di qualsiasi estraneo provi ad entrare nella proprietà. Non è vero che il cane è da guardia, non è vero che il cane in nostra presenza fa entrare chiunque, poi quando noi non ci siamo non fa entrare nessuno. Il cane o fa entrare l'intruso o non lo fa entrare. Il cane deve essere comunque anche aggressivo, perché una giusta dose di aggressività è fondamentale ed è assolutamente gestibile in ogni situazione. L'aggressività appunto non è fine a se stessa, ma è semplicemente mirata ad attuare un comportamento di deterrenza nei confronti di chi prova impunemente ad entrare nella nostra abitazione. Ma il cane deve essere equilibrato, il cane pastore è equilibrato, il cane pastore è equilibrato per eccellenza. L'equilibrio sta proprio nel reagire sempre in maniera pacata e giusta agli stimoli, grazie alla autostima e al coraggio che il cane stesso ha. Il cane appunto deve avere una certa dose di combattività, che è una caratteristica insita nei cani del pastore e che in questo caso, in alcuni casi, deve comunque essere utile nei confronti dell'intruso qualora provasse a entrare nella nostra proprietà. Quindi il cane guardia deve avere queste caratteristiche per essere veramente definito un vero cane a guardia e per farci dormire sonni tranquilli. Ma se vi rivolgete ad un professionista, quale Dario, non vi sbaglierete, avrete tutte queste 8 caratteristiche e ancora di più positive. Il cane non è una macchina, ma sicuramente una capacità che abbiamo un allevatore, perché in qualche maniera dobbiamo studiare, dobbiamo appunto dare il cane adatto a chi ce lo richiede, proprio questa. Quindi sicuramente se voi vorrete rivolgervi a me o ad altri allevatori appunto di cani a guardia, sappiate che è fondamentale, se volete un buon cane a guardia, saperlo individuare e sceglierlo bene all'interno della cucciolata, perché un cane non è per sempre, ma è per molto, quindi fate attenzione. E
I contatti li trovate su internet, sui siti web del Pastore Transumante e della Cia di Alessandro, naturalmente sui canali social come Facebook. Grazie Dario. Grazie a te. Alla prossima. Ciao. I wouldn't mind if you and I would fly away together, fly away forever, honey. I wouldn't mind if you and I would fly away together, fly away. Let's hold hands, fly away, and skip to the beat of our hearts as they chatter, as they pitter, pitter, patter. Didn't you know that I could be your wingman flying around as we soar?